Rivelata all'uomo. Omaggio ad Allan Kardec, i libri del Casato, a cura di VB. La parola spiritismo, che nel corso del tempo è stato chiamato medianità, channeling e adesso, grazie a Dio, semplicemente ricerca spirituale, compare per la prima volta in un volume di Allan Kardec pubblicato a Parigi nel 1857 con il titolo Le Livre des Esprits, il libro degli spiriti. Nell'introduzione dell'opera Kardec spiega i motivi che gli hanno fatto adottare questo termine. A cose nuove parole nuove, così richiede la chiarezza del linguaggio per evitare la confusione che nascerebbe dall'attribuire diversi significati ad una stessa parola. Per noi la dottrina spiritica, cioè lo spiritismo, ha come principio la credenza nelle relazioni fra il mondo materiale e il mondo invisibile, cioè fra gli uomini e gli spiriti, e chiameremo spiritisti coloro che accettano questa dottrina. Il Libro degli Spiriti, traduzione italiana, Catania, 1989, pagina 13. Questa enunciazione è stata più volte rielaborata. Per una maggiore comprensione del neologismo kardecchiano, riportiamo altre due formulazioni che consideriamo tra le più rilevanti di quei tempi. Per la prima, coniata nel 1919 dall'Associazione Nazionale Spiritica degli USA, lo spiritismo è una vera e propria scienza, una filosofia e una religione fondata sul fatto accertato della comunicazione per mezzo dello spiritismo con coloro che vivono nel mondo degli spiriti. L'altro regno è Enciclopedia di Metapsichica, di Parapsicologia e di Spiritismo a cura di Ugo Dettore, pagina 543. Per la seconda, elaborata nel 1931 al Congresso Spiritista Internazionale tenutosi all'AIA, lo spiritismo è una filosofia costituita sui dati scientifici accertati, i cui principi fondamentali sono 1. L'esistenza di Dio, intelligenza suprema e causa di ogni cosa. 2. L'esistenza dell'anima legata durante la vita terrena a un corpo fisico mortale per mezzo di un'entità intermedia che si può chiamare perispirito o corpo eterico. 3. L'immortalità dello spirito e la sua continua evoluzione verso la perfezione per stadi successivi. 4. La responsabilità individuale e collettiva di tutti gli esseri per ogni atto commesso. L'altro regno, opera citata, pagina 543. La medianità, come appare ai primordi, è così una dottrina rivelata all'uomo da spiriti tramite altri uomini chiamati medium tramite mezzi strumenti.